all'Alfredo Viviani di Potenza, lo stadio che quest'anno è la casa del Sorrento. Si sfidano Sorrento e Brindisi, padroni di casa reduci da 5 risultati utili consecutivi, gli ultimi 4 dei quali a porta inviolata, ospiti reduci da 8 sconfitte di fila, le ultime 7 delle quali senza segnare neanche un gol. Hanno bisogno di punti per uscire dalla crisi e per risalire la classifica, e provano a partire forte con Simone Ganza. Il suo destro però si spegne abbondantemente sul fondo. La risposta dei rossoneri arriva al 18esimo, palla a rimorchio per Martignago, il suo destro da ottima posizione colpisce solo l'esterno della rete, era una grande chance per la squadra di mister Maiuri. Gol sbagliato, gol subito al 35esimo minuto, Ganzi in buca per Bunino che rompe il digiuno da gol dei pugliesi, durava da 666 minuti. Contemporaneamente rompe anche l'imbattibilità della porta del Sorrento. I campani non subivano gol da 435 minuti. Il Brindisi non si ferma e trova il raddoppio 3 minuti dopo, imbucata da Fantasista di Valenti, che sarebbe un esterno ma oggi gioca a mezzala per Lombardi, che a tu per tu con Del Sorbo non sbaglia e trova la sua prima rete con la maglia del Brindisi. La risposta del Sorrento è abbastanza timida, cross di Loreto per l'inserimento di La Monica che non riesce a indirizzare verso la porta avversaria. Nel primo minuto della ripresa è ancora La Monica a chiamare in causa Albertazzi, stavolta costretto a rispondere presente, come al 56esimo minuto sul mancino di Loreto. Forte ma troppo centrale, non ha problemi a bloccare l'estremo difensore del Brindisi. La squadra di Maiuri fatica a costruire palle gol nitide e a rendersi pericolosa, ci prova soprattutto con traversoni dalle fasce e dalla tre quarti che non impensieriscono né la retroguardia né il portiere degli ospiti, ospiti che avrebbero il match point al 79esimo. Moretti per Ganz che grazia il Sorrento calciando fuori il pallone del possesso. 3-0, la chance ce l'ha anche Moretti, stavolta si mette in proprio, fa tutto da solo ma trova sulla sua strada i guanti di Del Sorbo. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro dice che non c'è più tempo, torna alla vittoria il Brindisi che non batteva il Sorrento in trasferta dal febbraio 1980.